Ma sai perché stiamo facendo questo video? No. Perché su YouTube siamo arrivati a 150.000 È iscritti. vero, ragazzi, grazie, Grazie grazie mille, ragazzi. E oggi beccatevi questa ricetta. Buongiorno elefantini, ben approdati su questo canale. Vi trovate nella cucina di Elefante Veg, dove tutti i vegetali diventano magicamente super super deliziosi. E voi guardando questi video non ne potrete mai più fare a meno. Esattamente. Io come sempre sono Alessia, dietro la telecamera c'è Eric. Ciao. E oggi prepariamo insieme una ricetta facile ma super gustosissima e proprio di stagione autunnale, ovvero un hummus di zucca che al buono. Voi come sempre iscrivetevi al canale e io non vedo l'ora di mangiare l'hummus alla zucca. Siamo pronti. L'ingrediente principale chiaramente sono i ceci, quindi ho già 250 grammi già cotti e andiamo a frullarli insieme a della zucca che ho fatto arrostire, quindi eccola qui. Per prepararla è stato facilissimo, ho semplicemente tagliato a fettine una zucca qualunque, qualunque tipo va bene, senza rimuovere la buccia, l'ho infornata a 200 gradi per una ventina di minuti, 30 al massimo, e una volta cotta eccola qua. Io per questa zucca ho messo qualche spezia sopra, ho messo dell'aglio in polvere, della paprika, però anche al naturale senza nulla va benissimo perché viene un hummus comunque super buono. Ma la domanda è: che cos'è l'hummus? L'hummus, ah beh certo, qualcuno lo sa, l'hummus è questa crema a base di ceci medio orientale che però ormai è arrivata anche qui, ha spopolato in tutto il mondo, un po' come la pizza che è arrivata dappertutto, anche l'hummus è arrivato dappertutto. E arriverà anche nella vostra tavola. Esatto, e se ancora non l'avete provato questa è l'occasione perché è veramente buono. Poi andiamo ad aggiungere della salsa tahina, che è la salsa a base di sesamo, però è opzionale, se non la trovate va benissimo anche questa ricetta senza la salsa tahina, e poi sì, come tocco proprio necessario, il succo di mezzo limone. Obbligatorio. Obbligatorio. Questa è la mia base, inizio a frullare e poi vediamo tutti i trucchetti e gli ingredienti top che ci renderanno questo hummus ancora più super top. Vado! Come vedete, per realizzare questa ricetta ci servirà un frullatore di qualunque tipo voi avete a casa, va benissimo, e andiamo, io vado subito a pesare 250 grammi di zucca. Ma Alessia, io vedo che c'è ancora la buccia sulla zucca. Esatto, perché come vi ho detto l'ho cotta con la buccia, se dopo la cottura vi sembra troppo dura toglietela, sarà facilissimo una volta cotta, ma in questo caso questa pelle è veramente sottilissima, quindi io la tengo, frullo tutto insieme. Dopodiché è l'ora anche dei ceci. Aggiungo un cucchiaino di salsa tahina, che per chi non l'avesse mai vista è così. Ok, quindi proprio si frullano i semi di sesamo finché non diventa una crema, come la crema di nocciole. Esatto, però questa è di semi di sesamo. Quindi andiamo ad aggiungerla. Aggiungo ora il succo di mezzo limone. Aggiungiamo anche un pochino di sale. E anche un pochino di acqua. Qui vi dico, le dosi sono sempre un po' diverse, ogni volta che lo faccio ne aggiungo di più, di meno, perché dipende molto dalla zucca. Quindi iniziamo ad aggiungerne proprio un paio di cucchiai e poi mentre frulliamo capiamo se è il caso di aggiungerne di più oppure di fermarci. Chiudo e frulliamo. Perfetto, vediamo se ci siamo. Ho frullato per un paio di minuti e il risultato è questo qua. Non so se riesce a vedere, Mr. Cameraman. Cremosissimo. Non ho aggiunto altra acqua perché è bastata questa. E perfetto, direi perfettissimo. Ma è già pronto? Quasi. Con l'hummus bisogna fare una cosa assolutamente, ovvero la prova assaggio, perché magari manca un po' di sale, magari manca quindi un po' siamo di... siamo ancora in tempo in questo momento a calibrare, esatto, il ad aggiustare hummus. Quindi vado, faccio la prova. Secondo me non manca niente, manca solo
quel tocco che diamo adesso, che vi faccio vedere. Che nessuno sa. Che nessuno sa, che neanche nessuno Eric. Sa. Ok. E voi a casa che fate l'hummus, quindi la domanda si riferisce solamente a chi fa l'hummus. Solo a quindi voi. Quindi non sentitevi esclusi. E voi che non lo fate, perché inizierete a farlo magari con questo di zucca, visto che la stagione della zucca è questa, quindi sfruttiamo questo momento. Il vostro hummus preferito? Scrivetecelo nei commenti. Precedentemente, un anno fa, abbiamo fatto l'hummus cremosissimo. Quindi esatto, la tecnica per renderlo cremosissimo. Ve lo lasciamo qui in alto. Nel frattempo guardate questo e rispondete alla nostra domanda. E per dare una marcia in più a questo hummus, il segreto è preparare un soffritto buonissimo a base di olio, chiaramente, uno spicchio d'aglio, alcune spezie, quindi paprika dolce affumicata, peperoncino, pepe, e andiamo a tostare nel soffritto anche semi di zucca e semi di sesamo. Cioè, fidatevi che viene una roba. Per prima cosa andiamo a tagliare a pezzettini piccoli piccoli lo spicchio d'aglio. Perdonateci tutti quelli che non amano l'aglio, però in questa ricetta è super raccomandato. Se proprio non vi piace mangiarvelo, lo mettete così intero in padella e poi lo togliete, però io vi raccomando di tagliarlo a pezzettini e metterlo poi dentro e mangiarvelo. Aggiungiamo anche un cucchiaino di paprika, un pizzico di peperoncino, una spolverata di pepe e per finire un cucchiaino di semi di sesamo, anche due, e un paio di cucchiaini di semi di zucca. Aggiungiamo dell'olio e poi portiamo sul fuoco a far tostare tutta questa meraviglia. Mescoliamo sempre per evitare che si bruci l'aglio, che se si brucia non ci piace. E dopo appena un minuto sul fuoco, spegniamo perché è pronto. Finalmente è arrivato il momento di assemblare tutto il nostro hummus, quindi vado a mettere la nostra crema di zucca e ceci in un bel piatto. Ora andiamo ad aggiungere il nostro soffritto. E per finire guarniamo con del prezzemolo che andiamo a tritare finemente col coltello. Ed eccolo qua, il consiglio poi di mangiarlo tutto insieme con una bella fetta di pane, un cracker, una piadina, e proprio sentire tutti questi gusti autunnali che si sprigionano. Se lo provate a casa, mandateci assolutamente una foto e scriveteci cosa ne pensate. Come sempre, noi ci vediamo al prossimo video. Oh, ma prima di andare iscrivetevi al canale, mettete esatto, un bel pollice in su e ci vediamo al prossimo video. Ciao.